no, ma dai, ma almeno, almeno prendi un bombino, guardi. Appunto. Dalla procura che attesta appunto queste spese pazze, abbiamo voluto portare in maniera simbolica alcuni doni, alcuni regali che i nostri consiglieri, i nostri politici si sono voluti fare, come il libro della principessa sul pisello, il lardo di Colonnata, anche se quello non è di Colonnata, che si sono voluti fare quelli di presidente della regione Gianmario Spatta, una vergogna a fronte delle tante famiglie che non possono permettersi un paio di occhiali per i loro figli. Abbiamo portato anche il vino proletario, il vino di tutti, il vino che ha messo nelle proprie spese un consigliere regionale che ci ha anche diffidato di fare questa manifestazione, ma naturalmente noi saremo qui, non facciamo il nome, ma potrete ben scoprirlo da questi atti che sono pubblici, una vergogna inaudita, e noi siamo qui per ribadire la nostra fiducia nei confronti della magistratura, che speriamo porti avanti queste indagini, speriamo che il tutto non finisca in una bolla di sapone, ma che si vada avanti, e chi ha sbagliato paga. Sono Giacomo Rossi, sono qui in rappresentanza di alcuni cittadini marchigiani indignati della vicenda dei rimborsi pazzi in regione. A seguito appunto delle indagini della magistratura siamo qui per dare il nostro sostegno anche alla magistratura, siamo qui per dare seguito a questo scandalo che è stato tirato fuori dalla stampa in tutta la regione, e siamo qui appunto per esprimere la nostra indignazione per tutto quello che è avvenuto, dei rimborsi assolutamente assurdi, i nostri consiglieri che con i soldi di tutti, i soldi che dovevano essere usati per far politica, si sono fatti rimborsare dei cibi, occhiali, libri, viaggi, cene e quant'altro, in un momento in cui i cittadini e anche i cittadini marchigiani si trovano in un momento di seria difficoltà, e tutto ciò è inconcepibile. Quindi siamo venuti qui, ripeto, a ribadire la nostra indignazione, e speriamo che l'indignazione dei cittadini marchigiani possa aumentare e questa protesta possa continuare, soprattutto speriamo che la magistratura poi possa fare giustizia su questo caso. Cosa avete qui con voi? Abbiamo il vino di Copare, perché siamo stati diffidati dallo stesso consigliere a fare questa manifestazione. Qualche consigliere appunto si sia fatto rimborsare, almeno io dico fatevi rimborsare un vino marchigiano, un vino buono. Abbiamo del lardo di Colonnata, questo non è di Colonnata, è del nostro maiale della provincia di Pesaro Urbino. Abbiamo gli occhiali che il presidente della regione Spacca si è fatto rimborsare. Io mi domando, ci sono alcune famiglie che non possono nemmeno permettersi un paio di occhiali per i loro figli, e qui si fanno rimborsi di occhiali a 700 euro. Abbiamo un libro, La principessa sul pisello, che una consigliera regionale si è fatta rimborsare. Abbiamo dei corsi di inglese che un altro consigliere si è fatto rimborsare, tutto questo per centinaia di 1.000 euro. Tutto ciò è inconcepibile, la nostra protesta e la nostra indignazione naturalmente non si ferma qui. Questi sono gli euro che passano, che i consiglieri si sono praticamente autofinanziati per comprarsi quelle cose che sicuramente potevano fare da soli senza usare. Io spero che la magistratura vada avanti e vada a compiere tutto quello che deve fare per ripulire
pulire queste cose, perché a noi cittadini queste cose non ci vanno bene. Noi siamo qui per dimostrare che i nostri diritti vanno tutelati. Questa situazione non ci sta più bene. Di cittadini liberi, senza colori politici, cittadini che tra l'altro credo non si conoscano nemmeno tra di loro, ma che vogliono brindare oggi qui ad Ancona tutti insieme felicemente con un buon bicchiere Montefeltro TV.